We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Oggi è l'Epifania, voglio fare dei dolcetti per i miei nipotini. Allora, farò questi biscotti al burro, biscotti danesi. Questa è una ricetta del maestro Massari, quindi farò fede alla sua ricetta. Ho messo il burro morbidissimo, come avete visto, con lo zucchero a velo e ho messo anche il sale. Ci ho messo qualche goccia di estratto di vaniglia, la ricetta però prevede i semi della bacca, e faccio girare fino a formare una crema. La velocità è bassa e con la foglia, quindi giro un pochino, poi vado subito a mettere un uovo, la metà delle due uova intere, faccio girare ancora. Stacco un pochino perché se non per far prendere bene l'impasto alla foglia. Ok, come vedete il burro deve essere veramente morbido proprio per fare questa cremina. Metto la metà, presso poco, la metà della farina di nocciole. Questa farina di nocciole l'ho macinata io, ho preso le nocciole e le ho macinate. Faccio girare e poi metto il secondo uovo. Metto ancora un po' di farina di nocciole. Forse ho sbagliato la sequenza rispetto alla ricetta del maestro. L'uovo andava dopo la farina di nocciole, ma non credo che cambi di molto, non ha importanza. Sto solo cercando di eseguire bene alla lettera la ricetta di Massari. Bene, finisco di mettere la farina di nocciole e faccio girare per far amalgamare bene l'impasto, sempre a velocità bassa. Ora metto la metà del latte, gli 80 grammi di latte, e poi ci verso tutta la farina, i 300 grammi di farina. Io ho messo una farina per dolci, quindi sarà una 00. Avevo ancora quella per i grandi lievitati, quindi ho usato quella. E aggiungo il resto del latte. Come vedete l'impasto deve rimanere morbido, perché poi i biscotti vanno fatti con la sac à poche. Ok. Pulisco la foglia e spengo l'impastatrice. Bene, a questo punto vanno inserite le gocce di cioccolato. Potete anche farlo mentre state girando, prima di togliere l'impasto. Io le metto così e giro con il cucchiaio, è la stessa cosa. Ecco qua, giro un pochino e l'impasto è pronto. Ho preparato la prima teglia con la carta forno e riempo la sacca con l'impasto. Ho messo una bocchetta da pasticcere, una punta a stella, un po' grande. Poi dipende da come volete fare i biscotti. Io li farò piccolini, perché questi biscotti poi li mangerà anche la mia nipotina più piccola. Poi se li faccio troppo grandi magari non va bene. Quindi faccio così, faccio dei bastoncini non troppo lunghi. Se volete farli più grandi andate più lentamente, in modo che vengano più cicciotti, che poi si allargano comunque in cottura, e li fate un pochino più lunghi. Questa è una vostra scelta.
Nel frattempo ho acceso il forno a 180 gradi statico, come dice la ricetta. Poi naturalmente a seconda dei forni possiamo anche mettere ventilato e abbassare un pochino. Eccoli qua, vado ad infornare la prima teglia. 20 minuti sono sufficienti. Debbono appena dorare, non ci vuole molto. Poi mi finisco, nel frattempo finisco l'impasto, quindi ho preparato altre due teglie. Come avete visto, non c'è lievito in questi biscotti. E io poi ci metto la cioccolata, eccola qua, l'ho fatta scaldare a bagnomaria, cioccolato fondente della Novi. E una volta freddi, anche se sono un po' tiepidi, non fa niente, comincio, vedete, a bagnarli così, soltanto da un lato, poi a gusto vostro, se volete fare solo la punta, come volete. Faccio così e li metto ad asciugare sulla carta forno, oppure se volete su una griglia, se avete una griglia abbastanza grande. A me sono usciti tantissimi biscotti, credo siano più di 60, oltre i 60, però sono piccolini, vedete? Però sono giusti così, a me piacciono così. Bene, amici, io vi ringrazio della visione, vi invito a condividere il mio video e di lasciare un like naturalmente e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao! And a happy